i regali di Natale. Ed era arrivato il Natale. Don Pino aveva detto messa nella piccola cappella del piccolo ospedale di bimbi. E Don Raffaele, Don Franco e Don Mimì, quasi fossero i tre re magi, avevano posizionato il bambinello nella grotta del presepe e l'adoravano. Era arrivato il momento dei regali. E tra i tanti regali di quel Natale, una bambina nata da poco, Silvia, aveva avuto il regalo più grande. Silvia era nata da una ragazza madre che aveva rifiutata la chemio. Perché nascesse quella bambina, anche se già sapeva dall'inizio che quella bambina era una bambina angelo, una bambina con un cromosoma in più. E proprio quel Natale erano arrivati dei genitori adottivi per quella bambina che appena nata aveva perso la mamma, ma aveva trovato dei genitori. Altro regalo che stava arrivando era la promessa di un concerto nell'ospedale, un concerto fatto da un giovane Paganini, un Paganini rock, Armen Lee, un giovane armeno venuto da bambino in Europa, rifugiato, che aveva imparato a suonare il violino e lo suonava divinamente. E andava a fare dei concerti nei campi dei profughi per i bambini e negli ospedali per i bambini, dicendo ai bambini che anche loro avrebbero potuto imparare a suonare il violino. Poi c'è stata la promessa anche di quel giovane cieco vincitore delle Paralimpiadi, campione di sci acquatico. Aveva imparato, anche essendo completamente cieco, a volare sull'acqua con gli sci. Lui faceva dei corsi di sport per i bambini e insegnava agli altri bambini degli sport a vincere le difficoltà, perché lui diceva: se nella vita non si ha il vento contro, non si impara. È come gli aerei: se non hanno il vento contro, non si riesce a volare alto nel cielo. Arrivò Babbo Natale. Babbo Natale, Babbo Natale era un ausiliario dell'ospedale, Salvatore. Salvatore che si era vestito da Babbo Natale, Salvatore che amava i bambini, li curava. Aveva una palestra di calcio dove insegnava ai bambini a giocare a calcio. E per vivere faceva l'ausiliario, ma forse anche per passione, perché nel suo lavoro ci metteva il cuore, Salvatore. E stava facendo il Babbo Natale per i bambini dell'ospedaletto. Allora furono presi tutti i dolci appesi all'albero e distribuita ai bambini, e quindi anche i regali, ognuno il suo, e tutti quanti erano felici. Ma anche i bambini avevano voluto fare un regalo
Avevano fatto dei disegni e degli angioletti. Ah, c'era stata Alessia. Una bambina che aveva fatto un disegno che era stato regalato dal presidente. Poi c'era stato Nicolò e Filippo. Quei bambini, Angelo, con quel cromosoma in più, che avevano fatto degli angioletti di plastilina e li avevano regalati a tutti quegli angeli. Angeli nelle mani di Dio e strumenti di Dio, infermieri, dottori, amici e tutti quelli che volevano bene ai bimbi e curavano i bimbi. Poi era arrivata la notizia per Vito, che era guarito e che presto avrebbe lasciato l'ospedale. Sarebbero venuti a prenderlo il papà e il medico di famiglia Rubino con una sua vecchia Lancia. Vito voleva ringraziare tutti, ringraziare soprattutto il medico che gli aveva salvato la gamba, il dottor Locroscino di Bari. Non fece in tempo a fare un disegno come gli altri bambini, però si riprometté di farlo e di mandarglielo, e prima o poi l'avrebbe ringraziato con qualche cosa il dottor Locroscino. Arrivata la mattina della partenza, Vito volle salutare tutti i suoi amici, promettendo loro di portarli con sé per sempre nel suo cuore e di non dimenticarli mai.